sabato 14 settembre 2019 e visto che quest'anno non ho ancora visto il mare, ho pensato bene di andarci con la moto. E allora mi sono preso l'autostrada da Vercelli Est e sono fatto la 26 fino a Alessandria Sud e da lì sono uscito, direzione Acqui Terme, e da lì vado a prendermi la strada per fare il Sassello, una strada veramente stupenda, adesso la vedrete, veramente divertente, ricca di curve, da fare con prudenza perché non è che siamo sopra da soli, ripeto, non si è in pista, l'ho sempre detto, mi verrà fino alla nausea di dirvelo, però insomma c'è qualche punto dove ci si può veramente un po' divertire e far scattare un po' la moto. E allora godetevi il giro e ci sentiamo tra poco. Guardate questo episodio degno di nota positiva. Questi signori avevano sporcato la strada e la stavano pulendo. Un fatto che qua da noi a Novara non si vede mai. Sporcano e la lasciano lì. Terra, letame e chi se ne frega se passa uno in moto e fa un bel crep, come si dice in novarese. Tradotto in italiano, cade a terra. Che vi dicevo ragazzi, sembra davvero un parco dei divertimenti per motociclisti.
però non lo è, è una strada. Quindi sempre rispettare i limiti, almeno il più possibile, io dico, non fate i pazzi, non siete su da soli, avete visto che qualcuno l'ho anche incrociato, però è veramente, veramente bella questa strada, è stupenda. Godetevi anche il paesaggio perché veramente è rilassante, fatta alla velocità giusta vi scarica veramente la tensione della settimana. Io in un paesaggio così ho detto, vuoi vedere che l'unico che riuscirò a incrociare sarà il nonno insieme a Heidi. Non li ho visti, però poco ci mancava. Guardate qui su sta curva che bel giarina terra. Ecco quello, bravi, non bravi. Preso in curva si cade, quindi sempre un occhio sulla strada a guardare il traffico, ma l'altro sull'asfalto a guardare a terra, ragazzi, perché veramente le insidie tipo questa, specialmente sulle strade di montagna, sono praticamente un must. Quindi sempre attenzione, sempre prudenza. Ecco ragazzi, da qui finisce la provincia di Alessandria e inizia quella di Savona, quindi siamo ufficialmente in Liguria. Una cosa volevo farvi notare, fino ad ora segnali di pericolo per quanto concerne le curve ce n'erano ben pochi, quindi tenete conto anche di questo, che nella parte piemontese quantomeno le curve non sono sempre segnalate, ragion per cui la prima volta che la fate, veramente presa con calma. Ecco ragazzi, ormai siamo in discesa, il che vuol dire che tra poco si arriva finalmente al mare, non vedevo l'ora. Eccoci qua, siamo ad Albissola Marina, finalmente si vede acqua, mare, profumo di mare, veramente passando vicino ai ristoranti anche tanti altri profumi, fritto misto, mazza che fame ragazzi, ma quando sto in moto cerco in linea di massima
di lasciar perdere perché poi mi viene un sonno furibondo e veramente guidare. Qui ci mancano ancora veramente parecchi chilometri ad arrivare a casa, ne abbiamo fatti circa 170 finora, adesso ho girato indietro, altrimenti andavamo verso Ventimiglia e adesso tiriamo verso Genova e da lì a tra poco, perché ci facciamo pure il Turchino, oggi non ci facciamo mancare nulla, mari e monti. Come vi dicevo prima, arrivati a Genova Voltri, abbiamo preso la strada per arrivare al comune di Mele e da lì si va verso il passo del Turchino. Vi posso garantire che è un'altra strada veramente, veramente bella. L'avevo fatta ai tempi del rodaggio della mia Z900, però fin qui non ero arrivato proprio per ragione di chilometri e del primo tagliando. Devo dire che mi ero perso tanto, perché è veramente divertente anche questa, infatti ho incrociato molti altri motociclisti nel senso opposto al mio e purtroppo anche qualche scooterista. Ho evitato di farvelo vedere perché veramente erano scene, diciamo, quasi raccapriccianti, perché visto che sono molto bravi a portare il loro scooterino con le loro belle ruotine, stavano praticamente a centro strada tendente nella corsia opposta. Tanto chi se ne frega, guardate come vanno le moto, così si va, non come vanno certi con lo scooter. Mente locale anche a quelli, ragazzi, perché vi rovinano il giro. A me per esempio mi hanno fatto guadagnare almeno un posticino in purgatorio visto le imprecazioni. Scherzi a parte, mi sono divertito, guardatevi l'ultimo pezzo di strada, ragazzi. We'll be right back.
ragazzi, fatta sta galleria, fatto il passo del Turchino, stiamo già scendendo verso Ovada, insomma. E da qui ci mancheranno ancora un 100-120 km per arrivare a casa e sinceramente ve li risparmio, anche perché mi era finita la scheda SD, quindi volente o nolente non ve li posso far vedere. Comunque, arrivati a Ovada, ho tenuto ancora la strada extraurbana secondaria e sono arrivato ancora ad Alessandria Sud. Da lì sinceramente ero anche un po' stanco, ho ripreso l'autostrada e in un'oretta neanche ero finalmente a casa. Però è stata davvero una bella giornata, davvero un bel giro. Vi consiglio, se avete un po' di ore davanti, diciamo un 5 ore, così ve la potete prendere con calma, fermarvi, bervi un caffè. Io l'ho fatto più di una volta, avevo proprio bisogno, bevete qualcosa di fresco. Però veramente è stata una giornata rilassante, veramente consigliato questo giro. Ciao ragazzi, alla prossima!